Se c'è una cosa che davvero non sopporto sono le bugie e AMD questa volta con questo Ryzen 7 5800X ci ha detto davvero una grande bugia. Voi credete che sia un 8 core 16 thread? Ma non è così. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi facciamo la recensione, come ho detto prima, del Ryzen 7 5800X gentilmente prestatomi dagli amici di Metal PC Custom. Andate in descrizione perché trovate tutti i link dedicati a questo fantastico store e a queste fantastiche persone, ragazzi, perché seguire un utente dal procedimento di costruzione del PC fino ad assistenza post acquisto, beh, davvero tanta roba. Ma parliamo di questo processore. Perché ho detto che questo processore è una bugia? Stiamo parlando di un 8 core, 16 thread, architettura Zen 3, quindi l'ultima, la migliore che c'è sul mercato da parte di AMD per quanto riguarda produttività e soprattutto gaming. Perché la migliore? Perché al posto di avere due moduli da 16 mega di cache ognuno, ha un grande modulo da 32 mega di cache che permette al processore di avere delle IPC paurose. Questo processore è un po' bugiardino però, perché 8 core 16 thread dovrebbe comportarsi come un 8 core 16 thread. Se l'architettura Zen 2, quindi Ryzen 3000, avesse avuto un processore a 10 core, sarebbe stato questo. Questo processore, ragazzi, in multicore su Cinebench R23 dovrebbe fare l'esatta metà del mio 3950X, del mio 16 core 32 thread, ebbene no, fa qualcosina in più. Invece, in single core, beh, è il miglior processore che abbia mai provato, potrebbe anche essere migliore del Ryzen 5 5600X. Ma allora, io come ho utilizzato questo processore a 8 core? L'ho utilizzato come ho sempre utilizzato il mio 16 core. Dato che non voglio andare a danneggiare nulla, apro Ryzen Master, faccio auto overclock e vi dico che questo bambino sale a 4.95 GHz, non su tutti i core, ovviamente, ma riesce a salire davvero tanto quando richiesto con il mio sistema di dissipazione. Io ho un Fractal Design Celsius S36, cioè un AIO con radiatore da 360 mm, e credete, riesce a tenerlo su temperature che sono comunque abbastanza gestibili. Dal sito ufficiale di AMD vediamo che il processore può arrivare a 90 gradi come temperatura di esercizio massima, ma con l'auto overclock di Ryzen Master riusciamo a allungare quella curva di tolleranza fino a 95 gradi. Questo processore, sotto stress test intensivo, sempre Cinebench R23, che è un benchmark estremamente pesante per un processore perché riesce a spremere ogni singolo core, ha raggiunto al massimo 82 gradi. Raga, 82 gradi su una CPU a 8 core con queste IPC è un ottimo risultato. La cosa che però mi lascia un po' perplesso è la temperatura che il processore raggiunge in gaming. Allora, in gaming si parla di una variazione tra i 60 e i 65 gradi. La cosa che non mi ha fatto impazzire è che le variazioni sono molto molto veloci, cioè da 60 a 65 ci mette un secondo, poi ovviamente riscende, poi risale, riscende, risale, riscende, risale, ma sappiamo che Precision Boost Overdrive fa questo giochetto: quando il processore richiede più potenza, quindi più voltaggio, dà più voltaggio, e ovviamente più voltaggio uguale più calore. Ad ogni modo, le temperature, per quanto le IPC siano alte, per quanto il clock sia alto, ragazzi, perché in game questo processore arriva tranquillamente a 4.8 GHz e supera la frequenza di clock dichiarata da AMD, perché AMD dice che normalmente sta a 3.8 GHz e in boost arriva a 4.7, quindi questo qua arriva tranquillamente a 4.8 e con un po' di overclock arriva a 4.95, significa che potete buttarlo tranquillamente a 5 GHz se ne siete capaci. Significa che, beh, il binning in questo caso è migliore di quello del 5600X. Ma allora, un processore a 8 core dove si posiziona? Stiamo parlando di un medio alto di gamma per quanto riguarda la serie Ryzen 5000 architettura Zen 3. Come il 5600X, questo processore è perfetto per giocare, ma avendo due core in più, quindi essendo un 8 core 16 thread,
è ottimo se volete fare della content creation. Per renderizzare un video, con il mio 16 core, ad esempio, un video in 4K, 100 megabit al secondo, H264, ci metto 10 minuti, con questo processore a 8 core ce ne metto 4,5. In processi multicore, questo processore a 16 core dovrebbe andare esattamente il doppio di questo che è un 8 core, ma l'architettura Zen 3 è stata ottimizzata talmente bene che le grandi instruction per clock riescono anche a superare, beh, la barriera fisica proprio del doppio del numero dei core. Quindi ragazzi, questo processore è ottimo per chi vuole streamare anche, sì e no. Io ho provato a streamare con questo processore, se mi seguite in live sul mio canale Viola, link in descrizione, sapete bene o male com'è andata. È un 8 core, è un fantastico 8 core, ma rimane un 8 core. Se volete streamare e giocare allo stesso tempo, beh, nemmeno questo potrà aiutarvi. Perché se volete giocare a prestazioni altissime, credo che il setup a doppio PC sia ancora la risposta definitiva. Ha nessuna perdita di qualità fondamentalmente. Questo 8 core invece, se volete streamare giochini leggeri, quali, non lo so, LOL per esempio, Counter Strike, ma anche qualcosina di un po' più pesante, non vi aspettate prestazioni eccelse. Io con la 3080 riesco tranquillamente a giocare su tutti i giochi in risoluzione 3440x1440 a più di 100 frame al secondo. Ai giochi a cui gioco io, per esempio Warzone, Cold War, giochi sparatutto comunque molto veloci. Mentre streammo con questo processore non riesco effettivamente a raggiungere i frame rate che a me piacciono, ma come ho detto si tratta comunque di un 8 core che, per quanto abbia delle istruzioni per clock molto molto buone, rimane sempre un 8 core. Questo processore è fantastico. Gli amici di Metal PC Custom mi hanno davvero fatto contento, mi hanno fatto provare un processore fantastico. Io avevo provato il 5600X, lo ricorderete, me lo presto Marco di MB Hardware, ma un 8 core è sempre un processore sul quale a me fa piacere tornare, perché ho cominciato a streamare con il Ryzen 7 1700, ho continuato con il Ryzen 7 3700X e con un 8 core mi sento praticamente a casa, con tutte le limitazioni del caso, vi ripeto. Lo consiglio per chi vuole fare della content creation? Sì, sicuramente. Content creation pesante, quindi anche streaming e cose varie? Sì, però ci sono delle limitazioni. Se volete fare cose di questo tipo, un po' più pesanti, vi consiglio comunque il 3950X, che è sceso di prezzo rispetto a qualche tempo fa, o il 5900X, che mi piacerebbe davvero tanto provare. Beh, anche provare il 5950X. Amici di Metal PC Custom? Detto ciò ragazzi, io sono estremamente soddisfatto di questo processore. Come ho detto, ho già provato il 5006, il 5008 non è assolutamente da meno. Ha un binning migliore perché si tratta di un 8 core, quindi i materiali devono essere un po' più puri per reggere tutto il calore erogato e quindi mantenere una linea di prestazioni tale da dimostrarsi superiore appunto al 5600X. E beh, davvero, davvero una bella bestiolina. I consumi sono fantastici, raga. Tutto overclockato al massimo 120 watt, ma sotto stress test, fantastico, di base 105 watt. Zen 3 vince anche questa volta. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Io ringrazio ancora gli amici di Metal PC Custom per avermi fatto provare questo processore, sono davvero tanto contento. Il problema al momento di acquistare un Ryzen 5000 è che le disponibilità sono poche, i costi sono elevatissimi, ma appena il tutto dovrebbe scendere di prezzo e dovrebbe salire di disponibilità, se volete cominciare a fare content creation di giorno e la sera giocare senza alcun compromesso, il 5800X è sicuramente la scelta adatta a voi. Grazie mille, ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao!